Onorevole Levano, la sua presenza oggi a Mazara per appoggiare la candidatura di Giorgio Randazzo alla Regione. Sì, io credo che fra una settimana si gioca una battaglia molto importante. Dobbiamo fare in modo che Giorgio Randazzo arrivi a Palermo nell'Assemblea regionale siciliana insieme a Nello Musumeci presidente, perché questa regione ha bisogno di una svolta. C'è un livello di disoccupazione troppo alto, ci sono problemi enormi come quelli dell'immigrazione, soltanto la nuova classe dirigente può dare la svolta. Abbiamo visto cosa fa la sinistra. Da ex sindaco di Roma vi posso garantire che il Movimento 5 Stelle è un disastro quando governa. Bisogna andare verso il centrodestra e far vincere persone nuove come Randazzo. Quali sono i primi punti da affrontare in Sicilia secondo lei? Beh, innanzitutto io credo che il tema fondamentale sia il lavoro. Ci sono indici di disoccupazione, soprattutto giovanili, che sono doppi o tripli rispetto a quello del resto d'Italia. E allora cosa bisogna fare? Bisogna consentire degli investimenti pubblici seri, bisogna che le risorse arrivino realmente a chi lavora, a chi fa impresa, non si fermino alle burocrazie, che vengano utilizzate tutte le risorse disponibili. Questo non è accaduto fino adesso, bisogna fare in modo che venga fatto attraverso un'amministrazione competente e estremamente trasparente. Questo è quello che vuole fare Musumeci e lo farà insieme a Randazzo. Randazzo, una campagna elettorale ormai è arrivata agli sgoccioli, come affrontare quest'ultima settimana? Ah, per come abbiamo fatto durante queste settimane, stando sempre a contatto con la gente e non perdere che quello l'obiettivo di vista, quello che è l'obiettivo principale, affrontare problemi dando soluzioni. Per me oggi è importante la presenza di Gianni Alemanno perché sta a testimoniare la vicinanza anche della politica a livello nazionale a una regione importante, a una provincia importante come quella di Trapani, attraverso un ricambio generazionale che altri professano ma che non attuano di fatto. Oggi Gianni mi ha accompagnato in un tour molto importante, siamo stati a Favignana, siamo stati a Fulgatore, oggi a Mazara del Vallo, abbiamo affrontato il problema della sicurezza a Favignana, abbiamo affrontato il problema dei piccoli pescatori che nessuno ascolta a Mazara del Vallo, anche grazie alla sua esperienza da ministro delle politiche agricole e della pesca. Questo è un grande atto di testimonianza alla luce anche degli ospiti che ho avuto nei giorni passati, che sanno di una ricostruzione di centrodestra che tanto ha bisogno questo paese. Oggi abbiamo una grande responsabilità, non soltanto quella di dare risposte al territorio, ma dobbiamo anche creare una nuova classe dirigente facendo presente a tutti i ragazzi che non siamo più il futuro ma siamo il presente di questo territorio, e questo lo si può fare solamente dando una sterzata alla regione siciliana e con Nello Musumeci presidente, che poi vedrà questo centrodestra unito e compatto sotto la guida di uomini come Gianni per governare l'Italia, la Repubblica Italiana. Abbiamo bisogno dell'esperienza di chi ha dimostrato di saper governare, di chi ha dimostrato di avere la schiena dritta, accompagnata dalla forza, l'entusiasmo e l'adrenalina, perché no, di noi ragazzi. Siamo qui per questo e ringrazio in maniera pubblica e sentita e di cuore Gianni per questa grande prova di testimonianza, portando avanti principi come quello della sovranità. Oggi abbiamo parlato con Gianni della sovranità. Bisogna difendere il nostro territorio dagli attacchi esterni, dalle multinazionali, dalle lobby, dai poteri forti e, perché no, anche dagli altri stati europei che difendono meglio di noi i loro confini nazionali. Abbiamo bisogno di questo, di gente che si batte, di gente con valori sani e di persone soprattutto che sappiano dare ascolto alla gente che non ne può più della parola politica. Noi siamo qui per restituire il primato della politica. Nel pomeriggio avete incontrato i pescatori mazzaresi per affrontare le problematiche del settore? Assolutamente sì, c'è stata un'attenta interlocuzione anche con altri dirigenti del Ministero, grazie all'intercessione di Gianni Alemanno. Abbiamo toccato un tema fondamentale, non solo la fuoriuscita dal mondo del lavoro dei piccoli pescatori che da troppo tempo attendono il pagamento delle indennità dovuto al ritiro del tesserino pesca, ma abbiamo affrontato anche un problema che da troppo tempo in Sicilia soprattutto tutto non viene risolto, quello dell'attribuzione delle quote tonno ai piccoli pescatori. C'è qualcosa che non va in questo sistema, c'è un'interlocuzione che non viene fatta tra la politica e l'Unione Europea, e con Gianni abbiamo preso impegni precisi di attivarci sin dal 7 novembre affinché venga fatta una ricognizione storica per i contributi, questi 40 milioni di euro che non sono stati più destinati ai piccoli pescatori per il ritiro del tesserino, ma anche attraverso un'azione incisiva in quello che sarà il prossimo tavolo tecnico a metà novembre per la distribuzione delle quote tonno.